Signore, qualunque cosa vorrai che mi succeda, la sopporterò di buon grado per tuo amore. Con lo stesso animo voglio accettare dalla tua mano bene e male, dolcezza e amarezza, gioia e tristezza, e voglio renderti grazie per ogni cosa che mi accada. Queste parole del grandissimo e ricco spiritualmente testo L'imitazione di Cristo, vi auguro una pace e una gioia nel vostro cuore, carissimi fratelli e sorelle, in questa quinta domenica del tempo ordinario. Una domenica, possiamo dire, domenica del prendere il largo, domenica in cui veniamo invitati ad andare oltre noi stessi, a saper osare, poggiando tutto, tutte le nostre scelte, tutti i nostri pensieri, tutta la nostra volontà sulla parola di Cristo. E già perché nel Vangelo che ascolteremo in questa domenica ci verrà dato proprio questo invito: prendi il largo, osa. Ma non sarà un invito alla spregiudicatezza irrazionale delle scelte, ma sarà un invito a non avere paura, a non temere, perché non c'è nulla da temere quando il Signore ci chiama e ci invia. Non c'è nulla di cui avere paura quando il Signore posa il suo sguardo su di noi. Non c'è nulla che ci possa spaventare quando sulla sua parola gettiamo le reti della nostra vita e delle nostre scelte nel grande mare che è l'esistenza umana, che è la vocazione alla santità. Ma andiamo con ordine e partiamo, carissimi fratelli, dalla prima lettura, il cui testo ci parla della vocazione del profeta Isaia. Siamo proprio nel libro di Isaia, al capitolo 6. Questa vocazione che è un esempio di profonda esperienza religiosa del profeta. Lo scenario è il Tempio di Gerusalemme e ci viene descritto il Signore sul trono. La prima parte, possiamo dividere il testo in due parti, i primi quattro versetti ci presentano la manifestazione di Dio e la sua immensità, la sua trascendenza, la sua divinità, con vari termini simbolici e liturgici: il trono alto ed elevato, i lempi del manto che riempiono il tempio, i serafini con sei ali che proclamano santo, santo, santo il Signore degli eserciti. Nella seconda parte, dai versetti 5-8, la visione del profeta descrive l'uomo di fronte a questa divinità, di fronte a questa manifestazione. E è qui che c'è un messaggio importante per noi. Davanti alla grandezza di Dio nasce nel profeta la consapevolezza improvvisa della sua indegnità e del proprio peccato. Dio allora interviene, purifica l'uomo e gli infonde una nuova vita, toccando le sue labbra. La voce di Dio interpella e chiama il profeta perché, investito della gloria e della santità di Dio, vada senza indugio a profetizzare in suo nome. E allora sì che il profeta, il destinatario di questa missione, di questa chiamata, si dichiara pronto per l'incarico ricevuto e risponde alla domanda con quella disponibilità che caratterizza che deve caratterizzare tutti i chiamati: eccomi, manda a me. E la piena disponibilità di chi si lascia riempire, invadere da un Dio che salva. E poi c'è l'apostolo Paolo, carissimi amici, che questa volta ci parla nella lettera ai Corinzi al capitolo 15. E il discorso di Paolo parte da questo dubbio che la comunità di Corinto comincia ad avere sulla risurrezione di Cristo, un dubbio che va poi a scapito
non solo dell'integrità della fede, ma anche della credibilità della Chiesa stessa, dell'unità della Chiesa. Paolo risponde dicendo: questo è il credo, questo è il deposito della fede che ho ricevuto e che ho trasmesso. E sono ancora vivi tutti coloro, dice Paolo, che hanno constatato il sepolcro vuoto e hanno visto il Signore risorto. Tra questi ci sono proprio io, che per grazia di Dio sono quello che sono. L'evento della risurrezione di Gesù è entrato quindi subito nella predicazione apostolica e Paolo quindi può dire: se Cristo non fosse risorto, la mia predicazione, la nostra predicazione sarebbe vana. E noi tutti che stiamo lavorando per la Chiesa, dice Paolo, avremmo lavorato invano. E lo stesso evento della risurrezione di Cristo è un oggetto diretto e immediato della prima fede dei primi cristiani. Se Cristo non fosse risorto, dice Paolo, vana sarebbe anche la vostra fede. E noi tutti saremmo infelici. Infelici perché ingannati e delusi. È chiaro quindi che Paolo dice: non stiamo parlando di cose umane, vuole dire, non stiamo parlando di organizzazione umanitaria, di buona predicazione e basta. Stiamo parlando noi che sulla strada di Damasco abbiamo incontrato il Signore vivente, che ci ha parlato, che ci ha comunicato, che si è manifestato a noi. E allora adesso proprio entriamo nel vivo del tema centrale di questa domenica con la lettura del Vangelo di Luca dal capitolo 5, versetti 1-11. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle della barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a terra, fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Ecco, l'Evangelista ci presenta la chiamata dei discepoli con una semplice annotazione finale dopo l'insegnamento alle folle e una serie di miracoli in cui Gesù manifesta la potenza di Dio. Luca, nella chiamata dei primi discepoli, ricorda, come anche Marco, le strutture essenziali del discepolato, cioè l'iniziativa di Cristo e l'urgenza dell'appello. Ma Luca sottolinea pure il distacco dalle cose, il distacco dalla propria stessa vita e il seguire. Per il discepolo l'abbandono deve essere radicale. Lasciarono tutto e lo seguirono, troviamo al versetto 11.
E la sequela quindi fa seguito a una conoscenza piena, consapevole, libera di Gesù Cristo. Però, ecco, il tema centrale non è tanto il distacco, il seguire, bensì la rassicurazione che ci viene dal Maestro. La sicura parola del Maestro: d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Esiste un rapporto stretto quindi fra il miracolo della pesca e la chiamata del discepolo, e questa va individuata nel fatto che l'agire dell'uomo, questo è importante proprio, fratelli carissimi, nella prassi, nella pastorale, nella vita pastorale della Chiesa, l'agire dell'uomo senza Cristo è sterile, inefficace, mentre con Cristo diventa fecondo, produce frutto. È la parola di Gesù che ha riempito le reti ed è la stessa parola che rende quindi efficace ogni lavoro apostolico. Si tratta quindi di un doppio movimento, centripeto e centrifugo, che potremmo dire vocazione e missione. Un primo movimento centripeto in cui Dio attira irresistibilmente il chiamato verso di sé, facendogli fare una intima, profonda, intensa esperienza di fede, un'esperienza religiosa. E poi c'è il secondo movimento, che potremmo definire forza centrifuga, quindi missione, nel quale il chiamato viene spinto, viene rimandato verso il popolo, carico della forza e del coraggio per agire proprio in favore di Dio. Chi manderò e chi andrà per noi? Va e riferisci questo al popolo, ci dice il profeta Isaia a capitolo 6. Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini, troviamo nel Vangelo. Ecco, la chiamata di Dio non è esclusiva di alcuni che hanno una particolare vocazione, una più radicale chiamata, preti, religiosi, religiose, consacrati, ma come ci dice, ci ricorda il Concilio Vaticano II, è rivolta a tutti e a ciascun battezzato. Però, ecco, sia preti e suore e laici, missionari, tutti coloro che hanno un compito apostolico nella vita della Chiesa, dovremmo chiederci se il nostro faticare, il nostro lavorare, si inquadra nella visione evangelica delle cose. Se c'è davvero prima questa forza centrifuga dello stare con Gesù, del vivere questa esperienza fondamentale di ascolto della parola, di preghiera, di intimità con Cristo, lasciandoci affascinare dalla sua luce, dal suo amore. E poi questa esperienza missionaria, questa esperienza di apostolato. Non possiamo, ecco, partire dall'apostolato, non possiamo partire dalla missione, dobbiamo partire dalla vocazione che ci fa nutrire, ci fa irrobustire, ci rassicura, ci sostiene, ci garantisce questa presenza d'amore del Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa è la garanzia che il Signore ha dato apparendo agli undici prima di inviarli. Andate e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Io sono con voi, andate. E questo è il processo che dobbiamo compiere, e questa è la vita della Chiesa, chiamati e inviati da un amore grande, per un amore grande, nell'amore grande. E questo amore che auguro alberghi nei vostri cuori. Pace a voi.